15 marzo è la giornata mondiale dei disturbi del comportamento alimentare ed è proprio l'aspetto dell'alimentazione quello che ci sta coinvolgendo tutti in questo periodo particolare e delicato. L'impossibilità di fare moto, l'ansia da notizie e la convivenza forzata H24 ci spingono infatti a mangiare di più e boicottano il tentativo di restare in forma e salvaguardare la nostra salute. Ecco quindi qualche consiglio dal punto di vista psicologico per affrontare questo periodo particolare. Per quanto riguarda l'alimentazione, in molte circostanze il cibo, dal punto di vista psicologico, viene infatti utilizzato per compensare una mancanza affettiva, una mancanza di socialità, una mancanza di prospettiva. Si può invece tentare di disattivare questo vuoto riempendolo con la determinazione ad occuparsi davvero di se stessi, attuando magari un progetto di benessere, quindi imparando una nuova attività, consolidando le proprie conoscenze oppure imparando nuove abilità. Nell'organizzare il nostro progetto di benessere, anche il momento della spesa non è poi così banale. Può essere infatti utile stilare quello che è il proprio menu settimanale e la propria lista della spesa. In questo caso, anche non poterci attardare tra gli scaffali gioca un po' a nostro favore, in quanto andremo a comprare solo ciò che ci è realmente utile. Anche cucinare i propri cibi invece di acquistarli aiuta a combattere quella che è la noia. Utilizzare infatti la creatività, magari collaborando con qualcuno che è a casa con noi, può infatti spezzare la routine e quindi invogliarci a mangiare di meno. Al di là poi delle rinunce a tavola, è molto importante fare movimento. Non parlo di una vera e propria attività fisica, ma magari di dedicarci a tutte quelle attività quotidiane che spesso vengono tralasciate per mancanza di tempo. Il movimento aiuta infatti a concentrare su altro la propria ansia. Attività quali ascoltare la musica, ballare, dedicarsi a tutti quei lavori di casa che magari non si è potuti eseguire durante l'anno, oppure dedicarsi a forme di espressione artistiche come dipingere e disegnare. Insomma, dedicarsi a tutte quelle azioni che con risultati concreti aiutano a combattere la noia.